ritrovare la gioia di vivere. Io da un anno ho lasciato Amici perché non ci sono più attori. Quando mi ha chiamato la mia adorata Elena, io ho detto subito di sì, prima di tutto per rivedere loro, prima di tutto anzi per rivedere lei, poi per rivedere loro e ritornare a provare questo senso d'amore che si era creato ad Amici. È vero, Marina? Ad Amici c'era una grande sinergia fra noi e lui ha imparato a recitare ad Amici. Faceva, non so se ve le ricordate, loro se lo ricordo che fanno tutto, i musical, era molto carino lui perché mi ascoltava in una maniera incredibile. Un ragazzo serissimo che non aveva mai voglia di fare niente, ha ragione lei. Lui è molto arabo in questo, è molto, però ha il suo fascino perché sicuramente fra le lenzuola sarà italiano. No, è vero, è così. Però Luca poi, ecco, quando si mette a cantare, a comporre, c'ha qualcosa di magico. Devo dire anche bravo questo ragazzo qua dietro, che ha composto la canzone A Sud di New York, Think Positive. E la canzone finale è di Luca, la canzone che canta Carmelina è di Luca, pure bellissima, Green Apple è di Sasà, e qual è l'altra? È tua? Ah, c'è Un posto dentro è sua, e l'altra Luca? I Love You pure è bellissima, ah sì, quella di Carmelina, insomma, veramente sono stati, a me mi hanno dato tantissimo e quindi insomma. È stata una bella esperienza, travagliatissima fin dall'inizio, dall'inizio alla fine. Che vi devo dire, sono invecchiata 10 anni. Prima dimostravo 20 anni, adesso ne dimostro 40. Però insomma, stanotte alle 2 e 3 quarti, esattamente, perché io ho chi mi sveglia tutte le ore. Se poi penso che tutto questo riesco a farlo dormendo a meglio di 4 ore a notte, ogni tanto dico boh. Allora. Così buttavo giù dei concetti e mi sono fatta questa domanda: ma perché fai tutto questo? Perché cioè, veramente ogni tanto si arriva a dei momenti di panico. E io vi ho elencato prima la struttura delle persone che ha portato avanti questo progetto, oltre a quelli diciamo artistici, tecnici, eccetera, siamo veramente 5 persone. Perché fai tutto questo? Punto interrogativo. E sono scritto perché, e mi sono scritta. Perché la mia professione per me è come religione, religione pura, professione e professionalità, rispetto del mio mestiere, rispetto della società per cui lo faccio, rispetto della professione dell'attore, che è l'unico che ho scelto, l'unico che rifarei sempre, l'unico che poi con l'affetto del pubblico, della stampa e di tutti quelli che mi